dando grazie a tutti, io voglio dirvi che oggi noi siamo qua perché abbiamo sentito, come dire, forte la protesta, ma anche le preoccupazioni dei... Non sentiamo niente. Sì, la preoccupazione abbiamo... Siamo c'è un megafono, assessore. No, non ci vediamo, alzo la voce. Abbiamo noi avvertito il disagio delle comunità. E chiaramente questo disagio delle comunità, io vi devo dire, però, lo abbiamo noi avvertito già da qualche anno. Da quando abbiamo voluto rianimare quest'opera. Vorrei ricordarvi che questa opera inizia nel 2000, alla fine del 2011, è un'opera che è rimasta bloccata per diversi anni. Nel 2018 rianimiamo questa opera, mettiamo altri soldini, finalmente nel giro di un anno e mezzo questa opera ha visto uno sviluppo non di poco conto. Vorrei ricordare che l'anno scorso, quando abbiamo aperto il primo tratto che porta verso i lidi di Noto, ci fu una, quasi qualcuno si permise anche il lusso di dire che stavamo facendo, abbiamo fatto un'inaugurazione farlocca, che era una incompiuta sarebbe rimasta, questa opera prendendo per paghine e portopalo. Fate concludere quello che è successo. Quindi è chiaro che l'anno scorso noi abbiamo fatto una promessa, abbiamo assunto con la comunità. La promessa era che noi prima dell'estate avremmo riaperto l'intera opera facendo anche una perizia di variante supplettiva per non lasciare l'opera incompiuta, cioè per consentire che il collegamento alla SP19, cioè a questa strada, venisse realizzato. C'è un contratto con l'impresa. Il contratto scade il 4 maggio del 2020. Questo contratto... Silenzio, per favore. Un attimo. Il contratto scade il 4 maggio 2020. Vi era una ordinanza di chiusura di 5 mesi che doveva partire dal 9 dicembre del 2019. Noi abbiamo chiesto la cortesia all'impresa, anche con dei sacrifici, di chiudere la strada solo quando si fosse sempre più avvicinata all'innesto della strada. Se voi andate a vedere, voi piuttosto che entrare da qua, dovreste entrare dall'altra parte. Entrando dallo svincolo di Noto, vi accorgerete come vi è stato uno sviluppo nella strada, tutta la pavimentazione che è stata fatta, tutti i muri di recinzione che sono stati fatti, la delimitazione, anche la vegetazione che è stata collocata. Questo io vi voglio raccontare questa cosa per dirvi che in questi anni, in questi 18 mesi, guardate che c'è stato uno sviluppo della strada che vale circa 18 milioni di euro l'intera. Arriviamo a noi. Così noi ci rendiamo conto, perché il territorio non è soltanto questi 300 metri, il territorio è l'intera provincia di Siracusa che si coniuga alla provincia di Ragusa e che riguarda il sud-est della Sicilia. Dopodiché vi voglio dire una cosa. Noi abbiamo preso un impegno, abbiamo preso col territorio, di consegnare al più presto questa opera e fatta bene, cercando di limitare i disagi. Ogni nuova opera comporta comunque qualche sacrificio al territorio. Facciamo finire. Voi avete posto due problemi. Un problema innanzitutto che è quello, un problema sanitario. Il prefetto che voi state, non so, e mi dispiace, come se fosse il prefetto un'istituzione che non si fosse interessata alla materia, invece siamo sentiti più volte, ci siamo sentiti proprio e abbiamo interagito per trovare delle soluzioni. Qua ci sono i sindaci, ci sono il territorio, c'è il sindaco di Porto Pavo, c'è il sindaco di Noto, ma tutti gli altri rappresentanti, ci sono due parlamentari regionali, l'onorevole Cannata, l'onorevole Cafeo, ci sono tanti rappresentanti e voi che siete i rappresentanti della, c'è il consigliere di tutta l'Aurea del CAS. Attenzione, noi siamo qua oggi per dirvi una cosa, intanto l'arteria non chiuderemo, presidente dell'Avis, non chiuderemo l'arteria ma la consentiremo il transito per i mezzi di soccorso. Facendo anche una vigilanza notturna. Attenzione, questo non significa che può passare il signor Tizio o il signor Caio, devono passare soltanto i mezzi d'accordo. Di soccorso. Io vi dico anche alcune cose, perché voi siete oggi quelli che dovete garantire l'efficienza delle cose. Voi siete quelli che dovete, come dire, essere coloro
che devono emettere dei giudizi severi nei confronti della politica, ma la dovete osservare la politica, quello che fa, e quando sbaglia la dovete punire, ma quando si possono correggere determinate cose, voi dovete aiutarci a correggere. Okay. Tre giorni, decideremo entro mercoledì prossimo, decideremo martedì, mercoledì prossimo, se è possibile procedere a una ulteriore viabilità alternativa o meno. Ho spiegato, ve l'avevo detto all'inizio, ma ho dovuto ribadirlo alzando la voce, vi chiedo scusa, che questo progetto non era prevista una no signora, lo dobbiamo dire, non era previsto la chiusura di questa arteria, e non era prevista la chiusura, sapete perché? Perché non ci doveva essere l'innesto all'inizio, perché si bloccava a 700 metri, allora signora, vediamo meno, lei non lo sa, scusate, arriviamo al dunque, nella progettazione della variante, che è doverosa, lo rivediamo per tutti, È chiaro. Abbiamo detto tre giorni per esaminare questo, dico c'è un impegno della ditta su questa cosa del direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, se ci spiega tutto, perché sennò per piacere il direttore dei lavori deve spiegare, per piacere. Ci prendiamo per vedere un attimo, io ritengo che questi due, uno dei ponti, io non ci vorrei camminare neppure a piedi, voglio dire, ma lo faccio per la sicurezza di tutti, perché noi questa alternativa l'avevamo pensata, chiaramente noi l'abbiamo pensata tutte. Si possono escludere però i mezzi pesanti, si possono mettere anche i feri semafori. Ma lei mi insegna, farlo rispondere, sì, così capiamo. I mezzi pesanti li escludi e poi possibilmente ci passano. Dico, noi abbiamo a Siracusa è caduto il ponte che avevano fatto là, un bike, che era un ponte di... è caduto perché non dovevano passare i mezzi pesanti, e ci passò un camion. Due mesi fa. Però si restringe la carreggiata per le auto, si può fare. Dico, nell'autostrada però, Catania-Palermo si è fatta. Di conseguenza, questo ponte secondo me non ha questa garanzia. Dovremo fare delle prove, probabilmente ci metteremo più tempo a fare le prove che non ad aprirvi. L'assessore prima vi ha detto che prima di Pasqua sicuramente, e questo è un impegno che prendo io perché ne ho parlato con l'impresa, apriremo a metà. Io il direttore di lavoro, mi perdoni, io non la conosco. Sì. Apriremo a metà e quindi rimetteremo. Non è che qua stiamo parlando un anno di chiusura, o stiamo dicendo da oggi o per altri 3, 4, un mese o 15 giorni non va sui mezzi di soccorso. Il problema dei mezzi di soccorso, abbiamo detto, l'abbiamo risolto. Il problema, quando parliamo di mezzi di soccorso, significa non è soltanto l'ambulanza, ma sono anche, se ci sono altri, forze dello Stato e così via. Dopodiché, vi è un problema, voi dite che avremo un disagio, certamente, però anche dobbiamo anche qua dire il disagio fatto ieri, un percorso alternativo. Da 18 km si passa a 30 km, in più di 15 km sui 30 vengono fatti in autostrada. Allora dobbiamo essere un attimino. Ma dobbiamo anche valutare però qual è l'altra strada che è stata scelta come soluzione alternativa. Un attimino, sull'altra strada, sulla SP26. Con tre morti quella strada. Sulla SP26, io vi dico, perché poi uno, come dire, noi ci dobbiamo qua rivedere, state attenti, perché noi abbiamo su questo territorio tante altre cose da fare. Guardate che sulla SP26 sono morte un sacco di persone. E signore, proprio perché sono morte tante persone, stiamo investendo 4 milioni e 100 mila euro, quindi più di 4 milioni, stiamo mettendo in campo, il cui progetto sarà pronto da qui a breve, entro marzo, perché là dobbiamo fare un investimento consistente per mettervi in sicurezza anche quella strada. Un minuto di orologio. Marco, scusami. Scusi, facciamo parlare. Io quello che, per correttezza, possiamo allargare un attimo? Sì, allargare. Non ho dimenticato quello che gli dovevo dire. Quello che per correttezza ti dico è che comunque noi andremo avanti e chiederemo l'audizione in commissione. Certo. Perché un discorso sono le chiacchiere fatte qua, e un discorso sono, quindi noi convocheremo sia la ditta, già è stata richiesta, quindi se tu ti appresti anche a sollecitare anche la presidente della quarta commissione, perché la tensione e le preoccupazioni non sono immotivate. Per cui per quanto riguarda come opposizione noi vogliamo che vengano ascoltati, che vengano rassicurati con termini tecnici, non qua sulla strada, che può sembrare comunque, nonostante io solo la tua buona fede, una passerella, ma noi vigileremo affinché gli impegni che tu oggi stai prendendo e che prenderete in commissione siano rispettati. Impegni scritti, ovviamente. Certo.
Per cui Marco, non considerare esaustivo la passeggiata, anche perché tu la fai spesso, avremo perché modo... può sembrare una passeggiata di parte. Allora, parte vi posso politica, dire una cosa, siccome il collega Caffeo sa che quando noi veniamo presi a un impegno, a noi piace anzi assumerlo perché ci piace poi rispettarlo. Ci vediamo in commissione, anzi io andando via chiamerò il presidente, la presidente della quarta commissione. E gli dici che si raccorda con me perché ci sono dei comitati che devono essere qui. Il comitato a venire a Palermo e così vediamo là, prendiamo degli impegni e poi dopodiché così possiamo verificare se gli impegni presi saranno rispettati o meno.